In premessa, ovviamente, sulle questioni di metodo, su cui non si può sorvolare. Il testo ci è arrivato, come è già stato detto, alle 10 di sera, era una bozza e se la forma è anche sostanza, questo penso ci dica molto sul rispetto che questa giunta ha delle forze politiche presenti in quest'Aula e dell'Assemblea legislativa tutta. Credo molto poco, purtroppo. È un atteggiamento poco rispettoso che tra l'altro mal si sposa con l'anniversario dei 50 anni del primo Consiglio regionale celebrato anche in questa regione e anche dalla Presidente Petitti. Parola al vento, visto che nemmeno lei, Presidente Petitti, si è posta il problema di farci avere il testo per tempo, forse pensando che questo non fosse un problema suo. Come non sono evidentemente problemi suoi l'accavallarsi continuo di commissioni e riunioni dei capigruppo, mettendo in difficoltà i monogruppi nello svolgimento del proprio mandato e delle proprie prerogative di consiglieri. Ma sono certa che ci saranno momenti in cui anche quelle che sono assenze obbligate, che oggi non la preoccupano, arriveranno ad impensierirla, Presidente. Ne sono sicura, anche i numeri sono importanti, soprattutto in quest'Aula. E vengo al merito. Ricorderete che questa Assemblea si è insediata proprio all'inizio di questa pandemia e siamo stati obbligati ad affrontare una realtà che nessuno si aspettava. Fino ad oggi ci siamo concentrati per ovvi motivi sulla contingenza del momento, ma adesso c'è bisogno di ragionare in prospettiva. Quanto ci è capitato non può lasciarci indifferenti rispetto alle scelte che questo consesso dovrà fare e non può lasciarci indifferenti soprattutto nel ruolo che rivestiamo, quello dei legislatori. Non possiamo continuare a dire che torneremo alla normalità, perché quel tipo di normalità è ed era il problema. E le scelte del futuro di questa regione non possono prescindere dalla realtà, dal mondo reale fatto in questi mesi, per esempio per i nostri ragazzi, di una socialità mediata da un computer e da centri estivi che fanno fatica a partire a causa di risorse insufficienti e di linee guida che l'assessore Schlein lo sa, ce lo siamo dette più volte, ce lo ridiremo e ci riconfronteremo, spero, su questo. Io ho trovato blande, sbilanciate sul privato, e che poco tutelano i nostri educatori, senza considerare tutto il mondo degli 03 che ancora sono discriminati a causa della mancanza di linee guida specifiche. Però da questa pandemia dobbiamo cogliere degli insegnamenti, soprattutto relativi alla sostenibilità ambientale. E come dire, dal testo che ci avete mandato, di questo purtroppo io ho riscontrato molto poco, troppo poco rispetto alle aspettative che avevo. Mezza paginetta in cui si citano gli obiettivi europei al 2030 declinati al 2050. Siamo nel 2020 con alcuni atti di pianificazione che non sono nemmeno del tutto applicati, penso al PAIR, al piano aria. E la rivoluzione verde l'affronteremo poi, come si suol dire, o l'affronteremo per titoli, perché ci avete fatto aspettare fino alle 10 di sera per avere 6 capoversi in croce su un tema che è di primaria importanza, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto. Fortunatamente però sull'elettrificazione, per esempio, dei treni regionali, grazie al lavoro fatto a fine mandato dal Movimento 5 Stelle, anche con la collaborazione evidentemente dell'assessore Donini, in un momento favorevole, non ce lo nascondiamo, le imminenti elezioni regionali, sono state buttate le basi per investire finalmente in questa struttura e adesso, come dire, si può in qualche modo vivere di rendita, anche se non basta. Non basta perché bisogna fare i conti con il Covid che ha causato una mancanza di entrate a FER per 700.000 euro, di cui io chiedo che l'assessore Corsini si preoccupi e si faccia carico. È un tema che avevo già sollevato anche nella scorsa seduta, però mi pare che non sia stato proprio colto in pieno. E se dite di tenere la mobilità green, e allora bisogna che queste risorse si trovino. E purtroppo però ancora non si sente e non si legge nulla da questo punto di vista. Così come l'incentivazione della mobilità elettrica, che non significa solo più colonnine, ma significa rendere accessibile a più persone l'acquisto di questi mezzi ecocompatibili. Anche qui non si legge e non si sente nulla, ma anzi addirittura tocca leggere di un parlamentare del Partito Democratico che proviene tra l'altro da uno dei territori più inquinati d'Europa, che insieme all'EU in Parlamento ha avanzato la proposta di incentivare ancora una volta i veicoli a motore endotermico senza limiti di reddito. E anzi, l'unico criterio discriminante, sembra assurdo dirlo, ma è così, è che questi veicoli inquinino.
E allora forse è il caso che da qui, da questa regione, si alzi una voce che vada in senso contrario e forse è il caso di avere una visione che sia contraria a quanto proposto in Parlamento, che non può essere solamente la piantumazione di alberi, proposta che peraltro anche noi come Movimento 5 Stelle avevamo nel nostro programma, magari mentre date l'ok alla costruzione dell'autostrada Cispadana. La scienza ha dimostrato in tutti i modi che l'inquinamento ci sta portando sull'orlo di un burrone e ora sarebbe il caso di fare un passo indietro e cambiare strada. In tutto questo però apprezzo la volontà di inserire l'obbligo di monitoraggio degli effetti delle politiche regionali e anzi aggiungo che la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali esiste all'articolo 28 del nostro statuto ed è anche di competenza dell'Assemblea e spero a questo punto proprio l'Assemblea stessa voglia esercitare questa funzione in maniera compiuta, nell'autonomia che dovrebbe esserle propria. Ci sono tra l'altro persone molto valide all'interno dell'Assemblea legislativa che da anni lavorano su questo e sarebbe anche utile sentirle per fornire anche strumenti ai consiglieri e anche ai presidenti di commissione per lo svolgimento del proprio mandato. Sulla sanità, devo dire che la gestione disastrosa della Lombardia ci ha fatto apparire evidentemente come dei giganti, ma le criticità non sono mancate nemmeno qui. A partire per esempio dalla lentezza con cui siamo intervenuti con le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale nelle abitazioni private, ai 10.000 tamponi annunciati che però ancora non si vedono, ai decessi nelle RSA. E su quanto è successo nelle residenze per anziani io vorrei sollecitare, ne approfitto per farlo oggi, la Presidente della Commissione Salute per dare seguito a quell'ordine del giorno che è stato approvato in questa Assemblea sull'approfondimento, sul fare il punto della situazione in Commissione su quanto accaduto, perché io credo che una riflessione su questo sia necessaria. Ce lo siamo detti, era una riflessione iniziata anche nello scorso mandato quando capitarono quei casi di maltrattamenti sul nostro Appennino e da lì dobbiamo ricucire, riprendere i fili del discorso, rivedendo per esempio i parametri dell'accreditamento o i controlli che la Regione stessa fa su queste strutture e la facilità con cui queste strutture possono aprire. E un'altra richiesta che faccio all'assessora Schlein, di trovare il modo per riaprire in sicurezza le visite ai parenti nelle RSA. Ieri mi sembra c'era la notizia di un comune, Novellara, dove nelle RSA si è trovato il modo, utilizzando il cortile esterno e mediando questo incontro tramite una rete, di far incontrare le famiglie con i propri parenti. Chiedo uno sforzo su questo, di comunque cercare di immaginare modalità per far incontrare i parenti, perché credo ce ne sia davvero bisogno, un'esigenza sentita da più parti. Ripensare la nostra sanità pubblica, evitare l'avanzata dei privati che hanno sì aiutato ma anche beneficiato di questa situazione. Evitiamo per favore che questi benefici diventino strutturali. E il commissario ad acta per l'emergenza Venturi richiamava l'attenzione sul fatto che non di rado le decisioni sono state assunte magari senza avere elementi certi o pienamente affidabili per la loro adozione e concludeva dicendo che forse nessuna decisione è davvero ascrivibile alla categoria degli errori, ma che sarebbe invece un errore grave e imperdonabile non tenere conto dell'esperienza vissuta. Ecco, tenere conto dell'esperienza vissuta è questo che mi aspetto da questo mandato e su questo vigileremo e in particolar modo su quello che è un tema a noi caro, che è quello della sostenibilità ambientale, e su questo voglio insistere semplicemente perché l'ambiente è la nostra casa, non abbiamo un'altra ed è quella in cui dobbiamo vivere. Parlare di svolta green, di scelta chiara per l'ambiente, significa compiere subito scelte radicali. Ogni anno ci confrontiamo con una crescente fragilità ambientale, con evidenti mutamenti climatici e addirittura con pandemie che hanno trovato un elevatissimo tasso di diffusione o una maggiore gravità delle patologie proprio in ambienti connotati da alti tassi di inquinamento dell'aria, da elevate concentrazioni di PM10 o PM2,5 come la pianura padana. Sappiamo bene tutti, spero, di vivere in una sorta purtroppo di camera a gas, tale senza dubbio anche per condizioni orografiche, non ce lo nascondiamo, però non si tratta né di enfatizzare né di negare la modesta ventilazione ovviamente della Val Padana e la configurazione del bacino posto fra le catene montuose, ma è proprio questi dati
su cui noi dobbiamo adottare strategie di sviluppo e di mobilità tali da abbattere il più possibile per intensità e velocità di riduzione la presenza di particolato nell'aria nella nostra regione. Dobbiamo anche abbandonare ogni forma di consumo di suolo ed invertire la rotta che ha portato finora ogni anno ad occupare aree con cemento ed asfalto. Dobbiamo trasformare la nostra regione, connotata da un altissimo livello di parcellizzazione degli insediamenti e contestualmente da imponenti volumi di traffico da attraversamento, in un'area in cui gli spostamenti delle persone e delle merci siano sostenibili sul piano ambientale. Questo significa rendere ordinario il ricorso al TPL, ma anche scegliere con chiarezza i conseguenti investimenti sul trasporto su ferro, per le merci e per gli spostamenti di media percorrenza delle persone. Significa anche rendere sicuri gli spostamenti pedonali, ciclabili o la micromobilità nelle nostre città. Significa anche sicurezza sulle strade. Lo diciamo oggi dopo una tragedia, l'ennesima, che ha insanguinato le nostre strade nella zona di San Giovanni in Persiceto e che ripresenta ancora una volta l'urgenza di un piano diffuso e capillare diretto alla messa in sicurezza del nostro patrimonio. Insomma, questa legislatura dovrà essere inevitabilmente quella del dopo Covid, una legislatura cioè durante la quale la nostra regione, l'assemblea, in primo luogo la giunta e tutta la nostra comunità deve ragionare con serenità, franchezza e soprattutto disponibilità a ripensare le proprie posizioni rispetto alle condizioni da assicurare per evitare che si ripresentino emergenze analoghe a quella attuale e che ci diano una visione di società in grado di ripensare le proprie relazioni, i propri limiti e le proprie opportunità. Grazie.